in diretta. Poco dovremmo esserci. Eccoci. Buonasera a tutti, benvenuti alla 124esima serata di Lodi Liberale, che non si ferma neanche a Pasquetta. Abbiamo intrapreso questo viaggio nei classici del pensiero liberale a partire dallo scorso settembre, che ci ha portato a affrontare Tocqueville, Constant, Friedman, Aron, Mises, Minghetti, Ricossa, Mandeville e quant'altri, Bruno Leoni, partendo da Bruno Leoni, Buchanan, eccetera. E oggi affrontiamo un gigante del pensiero liberale come Karl Popper. Crediamo che sia importante questo viaggio che abbiamo intrapreso, perché partire dai classici, perché sicuramente ci sono i giovani che non l'hanno letti, ci sono tante persone che purtroppo fisiologicamente non si sono accostati ai maestri e ai grandi classici del pensiero liberale. Crediamo che possa essere importante non solo per conoscere appunto questi pilastri del pensiero occidentale, ma anche perché siamo profondamente convinti che siano fondamentali per poter affrontare il dibattito pubblico attuale in ogni ambito, perché possano consentire la formazione, diciamo così, di anticorpi liberali nei confronti di demagogie, populismi e quant'altro viene propinato purtroppo dal dibattito pubblico politico italiano a destra e a sinistra. E quindi diciamo che partire dai libri e partire dalla lettura di opere come questa possa solo che essere positiva. In un momento in cui non è possibile svolgere conferenze in presenza dal vivo come eravamo abituati a fare, abbiamo colto, lo dico sempre ma tendo a ribadirlo, abbiamo fatto sostanzialmente di necessità virtù, cogliendo da una crisi come questa, che non appunto dell'impossibilità di poterci trovare fisicamente, facendola diventare un'opportunità nel passare da un evento ogni 3 settimane a un evento ogni settimana, e permettendo anche di raggiungere con tutti i social e i mezzi con cui andiamo, tra virgolette, in onda, molte più persone di quanto eravamo riusciti a organizzare in precedenza. Quindi, come al solito, diciamo che abbiamo risolto un problema, per citare quindi, tutta la vita è risolvere i problemi, anche questo era un problema. L'abbiamo affrontato in maniera razionale. La società aperta e i suoi nemici è, credo, il capolavoro sicuramente di scienza sociale di Popper, e come al solito, come sana abitudine pessima chiaramente italiana, il libro è uscito nel 1945. Per poterne avere un'edizione in lingua italiana abbiamo dovuto aspettare solo 30 anni, diciamo che si è fatto anche di peggio, però insomma si è arrivati alla metà degli anni 70 grazie a una casa editrice straordinaria, pionieristica, e che si è occupata poi nel corso del tempo di praticamente tradurre e pubblicare quasi tutto Popper, che è l'Armando Editore, e grazie soprattutto alla persona che ha introdotto il pensiero di Karl Popper in Italia, che è il professor Dario Altiseri, a cui siamo tutti legati per questo e per altri motivi, che spiega peraltro benissimo nell'edizione, nel volume unico che è uscita, l'ultima edizione della Società Aperta e i suoi nemici, in cui ripercorre le sorti del suo tentativo, andato fortunatamente a buon fine, di far pubblicare dalla metà degli anni 70 la Società Aperta da Armando. E da lì poi appunto Popper ha conosciuto in qualche modo notorietà, forse è eccessivo, ma insomma sono stati pubblicati praticamente tutti i suoi volumi. È ritornato in auge per motivazioni strettamente strumentali e politiche, poi presento chiaramente gli ospiti, alla metà degli anni 90, perché venne pubblicato un suo libricino che era Cattiva Maestra Televisione, che venne appunto strumentalmente utilizzato alla metà degli anni 90 contro in qualche modo l'utilizzo dei mezzi televisivi da parte dell'allora leader del centrodestra Berlusconi. Quindi venne pubblicato da Credo Bosetti con i libri di Reset. Popper però appunto è un gigante del pensiero, perché molto semplicemente, anzi, prima di andare avanti, credo che sia il caso di presentare gli ospiti, perché sennò non tutti giustamente conoscono chi abbiamo invitato. Un ritorno graditissimo, che è quello di Angelo Maria Petroni, da noi è già venuto più volte sia come relatore che come, spettatore incuriosito, che poi è intervenuto, che è professore di scienze dell'amministrazione all'Università La Sapienza di Roma, e che anche lui è
come dire, strettamente legato a Popper perché se ne è occupato, l'ha studiato, l'ha curato come tanti altri, insomma è un professore che ha diffuso il pensiero liberale a partire da anche Hayek e tanti altri, quindi è un professore a cui siamo legati, che siamo felici che abbia deciso di tornare con noi anche questa sera, quindi buonasera e bentornato al professor Angelo Maria Petroni. I due invece lieti debutti per quanto riguarda l'Odio liberale sono due, anche qui, due professori legati anch'essi alla figura di Popper perché quindi, se ne sono occupati in vario modo, poi ce lo spiegheranno direttamente loro. Il primo è Pierluigi Barrotta, professore di filosofia della scienza all'Università di Pisa, e buonasera professore, e poi Enzo Di Muoscio, professore di metodologia delle scienze sociali all'Università degli Studi del Molise. Quindi abbiamo, come dire, tre persone che di Popper conoscono, diciamo, piuttosto bene l'opera e quindi riusciamo come dire, a cercare di stimolare, interessare chi dopo la grigliata di Pasquetta, probabilmente in casa, perché con tutte le restrizioni che ci sono, difficilmente ci saranno stati straordinari spostamenti, chi ha voglia di appunto approfondire questo gigante del pensiero, siamo felici di poterlo fare con questi tre professori di livello. Stavo dicendo che una delle cosa fa sostanzialmente Popper nella Società aperta ai suoi nemici? Principalmente smonta tre figure che vengono tendenzialmente mitizzate da varie parti politiche. Che sia una distruzione in qualche modo di Hegel e di Marx è abbastanza fisiologico per un autore che è liberale, no? E quindi per spiegare perché sono responsabili di molti delle evoluzioni, se volete, totalitarie del Novecento, Hegel e Marx, non credo debba stupire. Ma la cosa che stupisce molto, per chi non l'ha mai affrontato, che legge Popper per la prima volta, è il primo volume, quindi, che si chiama Platone totalitario, perché Popper affronta sistematicamente, in maniera puntuale, precisa, dettagliata, il pensiero di Platone, che appunto viene definito totalitario, quindi come precursore e come dire, origine di ogni pensiero in qualche modo totalitario. Opera importante per vari motivi. Innanzitutto perché nell'opera c'è una sorta di, come dire, di distruzione, ma anche di identificazione positiva e quindi di spiegazione che cosa è la democrazia, perché spesso utilizziamo come espressione per la democrazia il governo del popolo, le decisioni prese a maggioranza, eccetera. E poi tra le varie definizioni ne usa una molto efficace che è semplicemente, ma poi semplicemente c'è dentro tutto, è l'unico mezzo, l'unico modo, l'unico sistema di governo per cui si possono sostituire pacificamente i governanti che in qualche modo non hanno risposto alle aspettative e quindi a differenza degli altri sistemi che presuppongono una, in qualche modo una rivoluzione o comunque dei colpi di Stato, degli interventi violenti, la democrazia permette, grazie anche al tentativo, anche in ambito appunto istituzionale, tramite i tentativi di errori, di poter appunto rimediare agli errori, tra virgolette, sostituendo nel corso delle elezioni chi ha sbagliato o comunque chi non ha rispettato, come dire, promesse o comunque ha governato male. In più, diciamo che affronta, come era il titolo di un libretto di ideazione che condensava qualche anno fa il pensiero di Popper, nel titolo Come controllare chi comanda, diciamo che spesso quando si affronta la teoria democratica, spesso la discussione viene incentrata sulla sorta della teoria della sovranità e quindi ci si domanda sempre, anche oggi, chi debba governare. Chi debba decidere, chi debba prendere le decisioni ultime. Oggi probabilmente siamo abituati agli epidemiologi, agli scienziati, devono essere i filosofi, gli esperti, gli onesti, gli illuminati, gli studiosi, il popolo o quant'altro. E proprio spiega che questa domanda è proprio, non è il problema di quale sia la risposta sbagliata, perché ci sarà una risposta giusta a seconda dei, come dire, dei sistemi di riferimento valoriali adottati da chi si fa questa domanda o da chi fa questa domanda. Ma è proprio sbagliata la domanda, nel senso che quello che dobbiamo domandarci, se vogliamo avere una società aperta, appunto, è come controllare chi comanda, che era il titolo di quel libretto di ideazione di qualche anno fa. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo cercare di costruire le istituzioni varie. Nel modo che per fare in modo che nel caso in cui governi il peggiore, quindi a un certo punto arrivi al ruolo decisionale, al ruolo apicale,
di qualunque sistema istituzionale, il peggiore, possa fare il meno danni possibili. E questa cosa è un'altra intuizione assolutamente importante di Popper. In più spiega anche qui in maniera sistematica, interessante e con vizio di particolari, la differenza tra quella che lui definisce ingegneria utopica e ingegneria gradualistica, e quindi condannando la prima e auspicando la seconda, perché è ovvio che si debba tentare, una volta che si identificano dei mali della società, un conto è pensare a una sorta di palingenesi, di costruzione dell'uomo perfetto, della società perfetta, e quindi arrivare a identificare in qualche modo che cosa sia il bene, e tutte le volte fisiologicamente che si è tentato di identificare che cosa sia il bene, si è arrivati a dei sistemi che hanno raggiunto esattamente l'opposto, quindi dei sistemi totalitari. Questo perché appunto si vuole cercare di ribaltare completamente la società, l'uomo, eccetera. Mentre l'ingegneria gradualistica, che è quella che suggerisce Popper, molto più prosaicamente, molto più semplicemente, ma molto più intelligentemente, non cerca di identificare che cosa sia il bene, ma cerca invece esattamente all'opposto di identificare cos'è il male, e quindi cose sono le, non cos'è il male, quali sono le negatività, i problemi in qualche modo, e quindi cerca di, in questo modo, per tentativi ed errori, di arrivare alla soluzione di questi problemi. In più, ed è ultimo spunto, e poi volevo semplicemente leggere un pezzo tratto dalla Società Aperta di Platone. In più, diciamo che giustamente spiega in uno schema molto efficace che è totalmente sbagliato identificare il collettivismo in qualche modo come l'altruismo. Quindi cerca di fondare la difesa dell'individualismo spiegando che l'individualismo è ben altra cosa che l'egoismo. E come dire, questa confusione linguistica c'è tutt'oggi. Quindi quando uno tendenzialmente si pensa di affrontare i mali della società, viene data la colpa all'individualismo. Evidentemente spesso identificando con questo termine invece qualcosa di totalmente diverso, che è l'egoismo, perché ci può essere tranquillamente un individualismo altruista, e quindi spiegando che il collettivismo, quindi quello di considerare la società, lo Stato, come un tutt'uno, come quasi un qualcosa di reificato e che possa agire di per sé indipendentemente dall'agire e dall'intenzione degli individui, anche questo è un qualcosa che comporta e ha comportato nella storia, ma perché fisiologicamente non può che arrivare lì, degli effetti nefasti che poi raggiungono appunto le società totalitarie. Insomma, è un pensatore assolutamente fecondo, iperprolifico, ha scritto veramente tantissimo e che ancora oggi può dare molto come dire, alla conoscenza e al dibattito pubblico. Perché Platone? Io vi leggo solo un brano e poi cedo volentieri la parola al professor Angelo Maria Petroni. Spesso Platone, come dai nostri ricordi delle scuole superiori, viene identificato come qualcuno che appunto cerca il giusto, cerca il bene, cioè identificato quindi la società in qualche modo ideale. E Popper spiega, dedicandogli un volume intero dei due, quindi analizzandolo appunto puntualmente, perché è esattamente il contrario. Lì dentro ci sono in nuce tutte le caratteristiche della società chiusa, della società tribalistica, della società immobile, immutabile, e che respinge ogni tipo di cambiamento e che vede, come dire, in qualche modo il progresso come qualcosa di negativo e come dire, da contrastare in qualche modo. È Platone che parla, citato da Popper. La cosa più importante è che mai nessuno sia senza un capo, né uomo né donna, né l'anima di alcuno per abitudine abbia costume, né quando fa sul serio né quando per gioco, di agire da sé isolatamente, ma totalmente in guerra e totalmente in pace, si viva sempre con gli occhi al comandante e lo si segua. Ci si faccia guidare anche nelle minime cose da lui, per esempio quando lo comanda. Sostare, mettersi in marcia, fare gli esercizi, lavarsi e mangiare. In una parola, si insegna alla propria anima, mediante abitudini, a non conoscere, a non sapere assolutamente, ad agire in qualche cosa separatamente dagli altri. Ma la vita di tutti sia sempre insieme, quanto più è possibile, in gruppo e comune con tutti. Di questo, infatti, non c'è né ci sia mai cosa superiore, né migliore, né più a regola d'arte per la salvezza in guerra e la vittoria. E a questo bisogna esercitarsi in pace subito, fin da bambini, a comandare cioè agli altri e ad essere da altri comandati. Bisogna strappare da tutta la vita di tutti gli uomini e degli animali sottomessi all'uomo l'insubordinazione.
Ecco, qui c'è dentro probabilmente l'essenza di Platone totalitario. A noi diciamo che come punto di riferimento piace piuttosto Pericle, piuttosto che Platone, e credo che questa dotta disquisizione che sono certo verrà questa sera, indurrà anche a una rivisitazione in negativo di Platone per quanti non abbiano mai letto La Società Aperta e abbiano mai letto Popper. Quindi cedo volentieri la parola ad Angelo Maria Petroni, che ringrazio di essere tornato con noi. Grazie Vice Sindaco Maggi, credo che i due colleghi siano d'accordo. Lei ha superato brillantemente l'esame su Popper, possiamo poi Credits for Your Life, poi vedremo tra le nostre università come procedere. Mi fa molto piacere essere qui. Ricordo, parto da quello che lei aveva detto, che cos'è la democrazia per Popper. Il metodo pacifico per cui puoi cambiare i vecchi governanti con dei nuovi governanti. E a un certo punto aggiunge, è il solo metodo pacifico con cui puoi cacciare via i vecchi mascalzoni per eleggerne di nuovi. Non, era leggermente scettico proprio sulla democrazia per tutti i liberali. È un po' come Churchill, è il peggiore dei regimi possibili, eccettuati tutti gli altri, quella è molto bella. Poi caccia via i vecchi mascalzoni, tanto ne prendi di nuovi, però sempre nuovi, meglio nuovi mascalzoni che vecchi mascalzoni. Seriamente, Popper, cominciamo a dare per i nostri ascoltatori un posizionamento temporale. Popper nasce nel 1902, nel luglio mi pare, e morirà nell'agosto del 1994. È stato attivo fino alla settimana prima della morte, quindi ha avuto una vita lunghissima. Viene da Vienna, famiglia ebraica. A un certo punto capisce che era meglio andarsene via da Vienna, cerca una cattedra negli Stati Uniti, un insegnamento per sopravvivere. Lui veniva da buona famiglia borghese, completamente rovinata dalla guerra, come fu quella di Hayek, Hayek era del 99. Non ci riesce, va in Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda decide di scrivere questo libro, questi due libri, con un problema che lui racconta. Il rettore dell'università dove stava gli dice: tu sei pagato per insegnare, non per scrivere. Perché Popper è andato a chiedergli della carta per scrivere, perché era razionata durante la guerra e non gliela diede. E quindi Popper dovette scriversi questa roba su pezzi di carta che trovava com'era. Riuscì a far avere il manoscritto ad Hayek, che gli trovò Routledge & Kegan Paul come editore nel 1945 in Inghilterra, cioè stavano ancora in piena guerra. Vari altri editori l'avevano rifiutato proprio perché offendeva Platone. C'è una frase nell'autobiografia di Popper terribile, dice: ho pensato che Hayek mi avesse salvato la vita, perché era talmente depresso che pensava, come dire, di suicidarsi, stando a New Auckland, da quelle parti lì, all'università. Lui la definisce fatica di guerra, quest'opera. La scrive con le carte che aveva, con i volumi che trovava in Nuova Zelanda, eh? Quindi è l'opera meno scientifica di Popper, se volete, nel senso che Popper non era un filosofo della politica, non era mai stato. È stato un straordinario filosofo della scienza, veramente straordinario. Cioè, è uno che di fronte all'evoluzione della fisica quantistica e relativistica cercò di difendere una posizione realistica, una visione realistica della scienza, cioè la scienza è verità, non ne sono solo soltanto tecniche, se volete, o convenzioni. E questo si fa sulla base del primato dell'elemento teorico su quello empirico. È una visione che ancora oggi rimane straordinaria. Quindi lui era un filosofo della scienza. E non era neanche particolarmente liberale. Quando stava a Vienna, partecipò un po' alla Vienna rossa dell'epoca, all'esperimento socialdemocratico, di cui trovate ancora dei segni fisici a Vienna dappertutto, tipo il grande edificio dedicato a Karl Marx, i grandi edifici di abitazione operaia. Quindi non è mai stato proprio liberale in senso stretto. Anche se nel 1947, quando Hayek fonda la Mont Pelerin Society, lui aderisce e va a Mont Pèlerin a questa roba. Poi ci andò più raramente perché l'argomento era che fumavano durante le riunioni e lui odiava il fumo. Un argomento come l'altro. Rimase però sempre membro, tant'è vero che quando morì nell'agosto del 94,
Una settimana dopo, 10 giorni dopo, c'era il General Meeting della Mob Levant Society, che si tiene ogni 2 anni. Si tenne a Cannes. Hayek era morto da poco e feci la commemorazione. Si commemorano, come tutte le buone associazioni, si commemorano i morti. Io feci la commemorazione di Popper. Quindi era uno della famiglia liberale, anche se con venature molto socialdemocratiche. Jeremy Sherber, che è stato un allievo, non dei più brillanti oggettivamente, di Popper, ha sempre sostenuto che in realtà Popper era più un socialdemocratico che altro, e se guardate La società aperta e i suoi nemici, c'è un'esaltazione delle società svedesi e scandinave degli anni 30, che per noi liberali non è che sia poi, insomma, il massimo. Quindi non cerchiamo troppo la coerenza del pensatore liberale in Popper, in questo non era un pensatore sistematico. Come tu dicevi, Lorenzo, la società aperta e i suoi nemici ha due parti, una pars destruens e una pars construens. Probabilmente la cosa perché più celebre è la pars destruens. Cioè, uno, dire che Platone era un totalitario. Due, dire che Hegel e Marx erano due falsi profeti. Quando Popper venne proposto come accademico corrispondente dell'Accademia dei Lincei, Eugenio Garin intervenne nella decisione e disse: voto a favore perché Popper è il filosofo della scienza che ha scritto la Logica der Forschung 1932. Per la sua filosofia politica non l'avrei mai votato, nel senso che non è mai stato riconosciuto come un pensatore sistematico da parte dei filosofi politici. L'unico che l'ha preso veramente sul serio è stato Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, un liberale particolare, personaggio di grandissimo peso, il quale si è spinto ad affermare che la critica di Marx fatta da Popper è la critica più importante nel Novecento che sia mai stata fatta della visione marxista e marxiana, più marxiana che marxista. In senso proprio. Quindi chi va a leggere La società aperta e i suoi nemici si ricorda di due cose. È un'opera di guerra, come diceva Popper. Quindi è un'opera in cui la questione del fascismo e del comunismo, le due questioni gemelle, poi ha voglia a separarle, sono le due questioni gemelle, le questioni dei totalitarismi del Novecento, sono il suo obiettivo principale. Lui cerca le radici in Platone, in questo non è molto originale. In Kelsen trovate esattamente le stesse cose, eh? Quel periodo. Dario Antisari ha fatto degli studi seri su questo. Nella Vienna degli anni 20 e 30, le critiche nei confronti della visione di Platone, perché avevano capito che era la visione di Platone dell'organicismo societario che stava dando luogo ai totalitarismi del Novecento, era molto chiara. Ci sono delle pagine di Kelsen spettacolari. Cioè, non dico copiate, ma stiamo lì, eh? Cioè, siamo al limite del plagio con Popper. La parte propositiva sarà la proposizione di una visione liberale della società, liberale barra socialdemocratica, cioè ha ragione Jeremy Sherman. Cioè, se lo prendi come pensatore liberale organico, Popper non lo è, semplicemente. Si inventa l'ingegneria sociale a spizzico, come è stata tradotta in italiano, piecemeal social engineering, cioè migliora quello che c'è, che è una logica antiutopistica poi. Semplicemente la teoria della democrazia, di nuovo teoria procedurale della democrazia, come direbbe uno studioso di scienza della politica, di storia e dottrina politica, è quella di Kelsen, riga per riga, cioè non c'è niente di originale. E come direbbe però Totò, è la somma che fa il totale. Cioè, il fatto di aver messo insieme tutto questo, una teoria della conoscenza. Perché la critica a Platone è una critica epistemologica, innanzitutto. Cioè, Platone ha una concezione della conoscenza sbagliata. Su questa concezione della conoscenza sbagliata costruisce un sistema politico sbagliato. D'altra parte, chissà cosa aveva a disposizione Carl in quegli anni in Nuova Zelanda, tutta la critica, ad esempio, a Marx sulla incongruenza della caduta tendenziale del saggio del profitto. Per cui è tecnicamente sbagliato l'idea che ci sia concentrazione
della ricchezza, perché c'è la caduta tendenziale e polarizzazione, le due cose. C'è la caduta tendenziale, il saggio del profitto l'ha trovato in Benedetto Croce. Benedetto Croce, che nasce socialista, ricordiamoci, lascia il socialismo quando qualcuno gli spiega con due calcoli che Marx si era sbagliato, che non era vero che facendo, secondo libro del Capitale, questo e quello, alla fine ci sarebbe stata una concentrazione del capitale, una crescente miseria e quindi il popolo affamato farà la rivoluzione. Non era vero. Quindi è molto simile. E del resto Croce fu liberale, ma non fu mai liberista, quindi non era della visione di Hayek, ovviamente, degli altri. Quindi sono due volumi estremamente complessi, dove l'interesse è come mette insieme tutto. Se prendete ogni singola tesi, a mio avviso, della società aperta e i suoi nemici, non trovate niente di originale. Non trovate una cosa che dice, oh, questo non l'ha detto mai nessuno. Pezzo per pezzo l'avevano già detto tutti, in qualche modo. Messi tutti insieme, fanno un'opera importante. L'opera, notate che non avrà grande rilievo nel mondo anglosassone. Uno, perché criticare Marx non paga mai, tra virgolette, paga rispetto ai saggi a Berlino o altri. Non avrà grande rilievo quest'opera. Darà luogo a alcune discussioni rispetto ai marxisti dell'epoca, un pezzettino, penso a Marcuse, penso alla scuola di Francoforte, che ancora negli anni 60 e 70 erano a favore dell'utopia, del completamente altro, dell'assolutamente altro. Bisognava cambiare tutta la società, questa società va buttata via. Quindi probabilmente l'elemento che è rimasto più forte di Popper nel pubblico in generale è stato il riformismo, cioè l'idea che se vuoi perseguire una società migliore devi andare avanti per riforme, non per rivoluzioni. A un certo punto Armando, sempre auspice antiseri, mise insieme due scritti che non c'entrava niente l'uno con l'altro, uno di Marcuse e uno di Popper, che diceva rivoluzioni o riforme, è proprio la tua visione dell'epoca. Quindi Popper è stato, tra virgolette, un antidoto, in certo punto di vista, alle visioni, marxiste, se volete, quelle palingenetiche, che tra gli anni 60 e 70, specialmente dopo il 68, portavano all'idea che le istituzioni liberal-democratiche fossero completamente sballate e andassero buttate via. Popper è sempre stato una grande difesa delle istituzioni liberal-democratiche. Questo poi credo, non so se Pierluigi o Enzo concordino, è stato poi il grande risultato di Popper. Tant'è vero, quant'è che in Italia, e qui chiudo, diventa popolare i primi anni Ottanta. Mi ricordo ne feci un'antologia del pensiero politico nell'81 per il centenario di Torino. A un certo punto ricevemmo una telefonata di Claudio Martelli, che ne voleva assolutamente una copia, perché i socialisti italiani, che cercavano di separarsi dal Partito Comunista, da quella roba, lo facevano un po' con Proudhon via il povero Pellicani, povero nel senso buonanima, morto recentemente, grande personaggio, ma poi andavano a riscoprire Popper. Cioè Popper fu una lettura che tutti i partiti di sinistra in Europa, socialisti che volevano affrancarsi dal comunismo, euro, neurocomunismo, quello che volete, andavano a cercare. E questo fu vero in Italia, particolarmente dentro il Partito Socialista, fu vero anche nel resto dei paesi d'Europa. Dopodiché è stato vero anche in Cina. Io andai nel 1987 a un convegno a Wuhan, tornato vivo perché all'epoca non c'erano grandi problemi. Era stato fatto un convegno al Dipartimento di Filosofia su Popper, finanziato da George Soros, che è stato allievo di Popper, ricordo, ha fondato la sua Open Society Foundation e tutte le robe, e quei signori che erano lì, una centinaia, venuti da tutta la Cina, poi sono scomparsi successivamente, cioè uno non li trovava più quella, e si riuscì a pubblicare un volume Popper in Cina. In italiano lo trovate tradotto, credo, da Rusconi, il volume più controfattuale della storia dell'umanità, però in Cina tradussero la società aperta e i suoi nemici.
cioè quindi è arrivato quest'opera, eccetera. Quindi credo, e qui chiudo, è stata un'opera fondamentale nella difesa delle istituzioni liberal-democratiche, a mio avviso, cioè cercando di eliminare, non ha creato un nuovo rationale, una nuova giustificazione delle istituzioni liberal-democratiche che già non troviate in Kelsen o prima o negli altri, però ha fatto un'operazione di retorica in senso buono, provando a dimostrare come le alternative fossero tutte sballate. Si sente il filosofo della scienza, chiaramente è un'opera scritta da un filosofo della scienza che entra in un dominio che non dico che ignorasse, perché era una persona di una cultura straordinaria, Carlo, ovviamente, ma non era il suo. Però quello fu efficace, perché a un certo punto, il discorso fu: ci sono tante ideologie, lasciamo decidere la scienza o l'epistemologia. Qui chiudo, 1984, io sono nel comitato di direzione del Mulino, ero un giovincello, avevo 28 anni, c'era Angelo Panebianco con me, c'era Ornaghi, Dallago e altri, facciamo, si chiede un volume, un numero speciale della rivista, e il povero Berzelli, che era il caporedattore della rivista, mi chiede un articolo proprio sull'influenza di Popper in Italia, gli dà il titolo Un'epistemologia per l'ideologia. Cioè, è stato il tentativo di portare, per quanto si può, la razionalità dentro la politica. Questo poi è il valore di quel libro, che se uno va a leggere pezzo a pezzo lo smonta, però sarebbe un'operazione molto sballata, è molto sbagliata. Ovviamente Popper venne odiato dai marxisti in Italia. Preti gli diede del neopositivista deteriore, Armando Armando venne minacciato dal pubblicare La società aperta ai suoi nemici, perché poi Pierluigi, che è leggermente più giovane di me, se le ricorda queste cose, non era proprio un dibattito così aperto che tu potevi dire, cioè ti arrivava dietro le fatwa sui concorsi che non pubblicavi su certe cose. Quindi fu per l'Italia Popper e La società aperta, se non invece in particolare, ma anche gli altri scritti, perché poi chi leggesse due volumi di 500 pagine, insomma, non erano poi tanti, ebbe un'influenza molto, un ruolo molto decisivo. E quindi è bene che oggi se ne parli, è bene che i giovani lo leggano quest'opera. Poi sono state fatte anche delle antologie, se volete, quindi senza dover andare nei particolari. E sicuramente Popper è un pezzo della storia del liberalismo importante del Novecento. Bene che oggi se ne parli. Grazie. Grazie al professor Angelo Maria Petroni e poi intanto saluto e ringrazio delle persone che ci stanno ascoltando, tra gli altri alcuni amici anche di Radio Liberale, Alberto Mingardi, Giuliano Cazzola, Gianmarco Brenelli e Flavio Felice e quindi oltre agli altri, ma insomma ci tenevo a salutare queste quattro persone. Credo che sia appunto importante ancora oggi. Io personalmente ho dato il mio piccolissimo contributo qualche anno fa, nel senso che sotto la direzione di Dario Antiseri ho tradotto per l'Armando i saggi postumi di Popper dopo La società aperta e quindi credo che sia un autore assolutamente straordinario, fecondo e che sia il caso di, come dire, di rivalutare perché spesso viene considerato, come dire, o difficile o impegnativo, cosa che lo è, ma è appunto fondamentale per chi ha a cuore la libertà e la società aperta. Che, come dire, è la parte fondamentale come dire, della Pars Construens di questo volume, come è già stato sottolineato. Cedo volentieri la parola a Pierluigi Barrotta, che ringrazio di essere venuto da noi per la prima volta. Grazie, vorrei ringraziare Lorenzo Maggi per questo invito che accetto molto volentieri, ho accettato molto volentieri anche perché si parla di Popper. Io ricordo negli anni 70 diventai liberale quando in maniera del tutto autonoma lessi proprio Popper e non erano certamente anni facili quelli, ho ricordato prima Angelo, io mi ricordo che non mi facevano parlare all'assemblea perché dicevano che ero fascista. La mia obiezione, ma io veramente sono liberale, l'argomento, semplifico ma non troppo, era questo. Liberale uguale capitalista. Capitalismo, fase finale del fascismo, dunque liberale uguale fascista.
capite bene che di fronte a questi argomenti diventa veramente difficile proseguire un dialogo. I liberali accettano il dialogo, però insomma, ci sono anche una certa cornice di buone regole, e di fronte a questi tipi di argomenti è veramente una cosa difficile. E ancora adesso, come si parla di Popper, di liberalismo, mi sento quasi moralmente impegnato, ecco, a parlare. Popper e la società aperta ai suoi nemici, molte cose l'ha già dette Angelo, il professor Petroni, è un libro che sicuramente appartiene a un'epoca lontana, questo va. Popper ha definito la sua fatica di guerra insieme a Miseria dello stoicismo. All'epoca Popper non si poteva definire un liberale classico, lui stesso si definiva un socialista umanitario, ecco, seguendo questa monumentale biografia di A. Cohen su Popper. Popper si era anche preoccupato, scrisse a Carnap su questo, sul modo con cui Hayek avrebbe poi inteso, recepito questa sua opera, è una preoccupazione anche molto concreta, perché Popper isolato in Nuova Zelanda, voleva andare via, c'era questo concorso alla London School of Economics, che fu un concorso estremamente complesso, ne parla appunto a Cohen, e che vinse proprio grazie a Hayek, superando un po' i timori che aveva Popper a riguardo. E da lì nacque un'amicizia molto stretta con influenze reciproche, indubitabili. Hayek abbandonò l'idea che la metodologia delle scienze sociali fosse qualcosa di diverso dalla metodologia delle scienze naturali, accettò l'uniformità del metodo, e viceversa Popper recepì molte delle obiezioni, delle critiche, dei suggerimenti di Hayek, lo si vede proprio nell'evoluzione delle varie edizioni della società aperta, anche sullo scopo e i limiti dell'ingegneria istituzionale, molte cose le ha riprese direttamente da Hayek. In ogni caso, il Popper successivo andrebbe un po' distinto forse da quello che scrisse la società aperta. Popper non è più ritornato della politica in maniera così sistematica, continuato a scrivere, ma certamente non in maniera così sistematica, ambiziosa, quando scrisse La società aperta. Certamente cambiò politiche, idee dal punto di vista strettamente politico. Cominciò a esternare lodi e apprezzamenti per i politici conservatori, Churchill, ma anche soprattutto la Thatcher. Sempre a Cohen dice che, lo ricordo perché mi colpì come espressione, Hayek era riuscito a corrompere il pensiero politico di Popper. Forse è un po' tutti i giudizi di valore sono rispettabili, ma forse è un po' gratuita, ecco, come affermazione, certamente ben poco analitica. Certo, Popper si avvicina a certe forme di liberismo conservatore. Io personalmente le vedo anche molto ben espresse in un saggio che è comparso in Congetture e Confutazioni, in cui lui risponde a Oxford, Michael Oxford, che conosceva sicuramente anche a livello personale, credo si intitoli il saggio Una teoria razionale della tradizione, dove lì è evidente anche l'apertura conservatrice del suo pensiero. Sì, quindi è ha detto bene Angelo, un libro che va collocato in un'epoca sicuramente molto distante da noi. Ma perché direi che ancora oggi è importante per noi? Ma io vorrei citare un piccolo episodio personale. Negli Stati Uniti mi è capitato più di una volta di trovare colleghi che quasi si stupivano dell'importanza che in Europa in generale e in Italia in particolare si dava al pensiero di Popper. La risposta che diedi loro, un po' che condivido con voi, è questa. Popper ha avuto un ruolo fondamentale nella
invecchiare, rendere più vivace la cultura italiana. Direi che è sbagliato parlare di egemonia del marxismo, comunque del marxismo non è stato mai egemonico in Italia. Certamente era molto influente, certamente era molto influente. E quando i nostri maestri, Giseli, Carone, Era, cominciarono a diffondere, difendere il porto, si capì che il vento era cambiato, ci sarebbe stato un mutamento concettuale, culturale piuttosto radicale. Perché? Ma perché Popper mostrava in maniera molto chiara, in maniera analitica, come il marxismo non potesse avere la pretesa di essere una teoria scientifica. Le sue critiche allo storicismo sono tanto semplici quanto efficaci. Fondamentalmente cosa diceva Popper, ma non troppo. Dice che le previsioni hanno bisogno di avverarsi alcune condizioni iniziali. Abbiamo l'enunciato legiforme, tutti i metalli si riscaldano. Per poter prevedere se un metallo si riscalderà, c'è bisogno della condizione iniziale, questo metallo viene riscaldato. Nelle scienze sociali queste condizioni iniziali molto spesso dipendono da decisioni delle istituzioni o comunque da decisioni umane. È sbagliato, quindi le previsioni sono sempre condizionate appunto dal verificarsi di queste condizioni. Quindi è sbagliato immaginare che la previsione scientifica, così come la voleva il marxismo, ma anche Mill, è abbastanza diffuso, potesse essere quella di vedere come la società attuale partorisse quella futura. Non è una questione di profezia, perché è una profezia. È una questione di previsioni che dipendono da certe condizioni, che è responsabilità dell'uomo poi. Che si verificano. Questa idea, ovviamente, che apre sostegno al riformismo, quello che voglio definire, è proprio l'idea che colpiva al cuore la pretesa del marxismo di essere una teoria scientifica. C'è stata, l'ho ricordato anche Angelo, una reazione furibonda proprio della cultura marxista, veramente molto dura. C'è un libricino molto interessante di Bruno Lai, Popper in Italia, per far vedere proprio la discussione accesa sul modo con cui si tentò di bloccare la diffusione delle idee di Popper in Italia, in maniera legittima, ma anche forse un po' meno legittima, mettiamola così. Non ci si riuscì, Popper si cambiò completamente il panorama culturale, contribuì a cambiare il panorama culturale, non solo lui, ma certamente ebbe un ruolo importante, e io credo che questo, insomma, fondamentalmente il debito che tutti noi abbiamo nei confronti di Popper, è quello che spiegai, cercai di spiegare al collega americano, e ancora adesso credo che sia la risposta più importante da dare quando ci si chiede l'importanza che Popper può aver avuto da noi e la sua ancora la sua attualità, nonostante, ripeto, indubitabile che è un aperto sui amici nel libro che va anche contestualizzato, non possiamo trattarlo semplicemente come se fosse un libro pubblicato la settimana scorsa, sarebbe sbagliato, non lo capiremmo completamente. Grazie professor Barrotta. Io volevo tornare, prima di cedere la parola a Renzo Di Moscio, appunto a, abbiamo detto, cioè una sorta di teoria della democrazia, o comunque che cosa caratterizza la democrazia, traendo appunto citazioni di Popper, perché secondo me sono emblematiche, sono quanto mai attuali e fondamentali. Possiamo distinguere due tipi fondamentali di governo. Governo di cui ci si può sbarazzare senza spargimento di sangue, per esempio per mezzo di elezioni generali, il che significa che le istituzioni sociali forniscono mezzi con i quali i governanti possono essere fatti dimettere dai governati, e le tradizioni sociali assicurano che queste istituzioni non saranno facilmente distrutte da coloro che sono al potere.
Invece governi di cui i governati non possono sbarazzarsi che per mezzo di una rivoluzione vittoriosa, che significa che nella maggior parte dei casi non possono affatto sbarazzarsene. Quindi qual è la finalità? Creare, sviluppare e proteggere le istituzioni politiche per evitare la tirannide. Questo principio non implica per noi la possibilità di realizzare istituzioni di questo genere che siano senza difetti o esenti da errore o che garantiscano che le politiche adottate da un governo democratico saranno necessariamente giuste o buone o sagge o anche necessariamente migliori o più sagge delle politiche adottate da un tiranno illuminato. Tuttavia, l'accettazione di una politica anche cattiva in una democrazia, finché possiamo lavorare per un cambiamento pacifico, è preferibile alla soggezione a una tirannide, per quanto saggia e illuminata. Chi accetta il principio della democrazia in questo senso non si trova quindi impegnato a considerare il risultato di un voto democratico come autorevole espressione di ciò che è giusto. Benché accetti una decisione della maggioranza al fine di assicurare il funzionamento delle istituzioni democratiche, egli si sentirà tuttavia libero di combatterla con mezzi democratici e di lavorare per una sua revisione. E se dovesse vivere fino a vedere il giorno in cui il voto della maggioranza distruggerà le istituzioni democratiche, ebbene in tal caso questa triste esperienza gli dimostrerà soltanto che non esiste un metodo infallibile per evitare la tirannide. Ma essa non indebolirà la sua decisione di combattere la tirannide e non esporrà la sua teoria all'accusa di incoerenza. Quando si parla di che cos'è la democrazia, credo che la definizione di Popper ci porti molto più lontano di quanto le teorie, come dire, banali che vengono ancora oggi come dire, proposte. Professor Di Moscio, grazie di essere con noi e le cedo volentieri la parola. Il professore dovrebbe smutarsi, però in basso a sinistra attiva l'audio. Grazie. Ecco, ci siamo. Dunque, ringrazio Lorenzo Maggi per l'invito e naturalmente nel ricco panorama, nel ricco menù di offerta liberale, di lodi liberale, appunto, ormai a cadenza settimanale non poteva mancare un classico, appunto, del pensiero liberale, del pensiero democratico, direi, forse più di quello liberale, qual è la società aperta. Ora, i colleghi che mi hanno preceduto, Pierluigi e Angelo, che sono due autorevoli studiosi di Popper, hanno facilitato abbastanza il compito, contestualizzando il pensiero di Popper, facendo vedere le difficoltà di ricezioni che ci sono state in Italia per motivi che tutti sappiamo, per motivi soprattutto ideologici. E quello che volevo, sono d'accordo con Angelo quando lui dice, appunto, fa vedere le difficoltà di collocare l'opera di Popper nella tradizione del pensiero liberale classico, anche se il Popper, diciamo, maturo poi si autocollocherà in questa tradizione. Io collocherei la società aperta e i suoi nemici, che esce nel 45, nel filone, e lo considererei come un classico, di quel filone di studi che propone una difesa epistemologica della democrazia, che è un filone molto interessante, molto efficace, della democrazia e della libertà, naturalmente, sono due concetti che vanno insieme, che è un filone molto interessante, non molto ricco ma molto efficace, che propone una difesa diversa della democrazia di quello che hanno fatto i giuristi, di quello che hanno fatto gli economisti, di quello che hanno fatto molti sociologi. È un punto di vista molto efficace. Non possiamo fare la storia, chiaramente, ma non è molto difficile trovare le argomentazioni che Popper utilizza, un punto di vista epistemologico, per difendere la democrazia in John Stuart Mill. Non solo in On Liberty, ma nelle considerazioni sul governo rappresentativo. Mill è stato un autore criticato da Popper, ma da cui ha preso moltissimo, anche sulle questioni delle induzioni, le questioni logiche di cui non parliamo stasera, insomma, ci sono interi passi che sono abbastanza simili. E autori come Mill, come Spencer, che critica il totalitarismo sulla base di argomentazioni epistemologiche, ed Hayek ha preso moltissimo da Spencer, io ho fatto un saggio portando i testi, quasi combaciano, diciamo, su questo. Io considererei Popper un classico di questo filone di studi, e che, considerandolo da questo punto di vista, anche la questione dell'attualità ci può essere utile oggi, la società aperta e i suoi nemici? Certamente sì, perché se la collochiamo in questa tradizione, noi vediamo come Popper, appunto, individua alcuni principi, alcuni nemici della democrazia, che sono sempre all'opera e che possono cambiare, diciamo, i contesti culturali, le tradizioni ideologiche, quelle religiose, ma lui identifica alcuni principi fondamentali, alcuni nemici fondamentali
da cui un liberale e un democratico devono guardarsi. La società aperta, Angelo, credo fosse Angelo prima, diceva la parte destruens, no? I nemici della democrazia, della società aperta. E beh, Popper individua due nemici fondamentali, che sono l'assolutismo gnoseologico, cioè il fatto di pensare di avere conoscenze assolute, anche conoscenze empiriche, e il fatto, il famoso, diciamo così, fondazionismo etico, cioè pensare di avere valori assoluti. Cioè Popper si era reso conto che dietro un tiranno, dietro un regime totalitario, dietro il partito, la classe, la razza al potere, c'era una presunzione gnoseologica che poi Hayek definirà fatale per le sorti della democrazia in uno dei suoi libri più belli, no? Perché? Perché, credo fosse Woody Allen, in una famosa battuta dice: chi pensa di saper tutto non partecipa al lavoro di gruppo. La democrazia è un lavoro di gruppo e tu ti siedi a questo tavolo del lavoro di gruppo solo se non pensi di saper tutto, altrimenti sarebbe una perdita di tempo. Se il duce ha sempre ragione, è chiaro che non apre il dibattito pubblico, evidentemente, no? Quindi Popper che cosa fa? Con le armi della logic di 11-12 anni prima, della logica della scoperta scientifica, colpisce al cuore queste pretese di conoscenza assoluta, no? E sappiamo bene quali sono le argomentazioni, la critica all'induzione, al verificazionismo, eccetera, e utilizza un'arma molto efficace, molto contrastata, che è la cosiddetta legge di Hume. Questo è il punto forse di cui, diciamo, non si finirà mai discutere, secondo me non si finirà mai capire l'importanza. Cioè Popper dimostra, non è solo lui naturalmente, che i valori non possono essere logicamente o razionalmente o empiricamente derivati dai fatti, e che quindi se nella scienza abbiamo dei criteri, con tutte le difficoltà, i colleghi ci hanno fatto ottimi lavori su questo, per scegliere tra due teorie scientifiche, e questo criterio più o meno oggettivo che noi abbiamo nella scienza non ce l'abbiamo nel campo dell'etica, e che quindi la pretesa di sottrarre all'arbitrio soggettivo le scelte di valore, se deve essere più importante l'uguaglianza o la libertà, per fare un esempio classico, non la possiamo delegare a qualcuno in nome di una filosofia della storia, una teologia, una filosofia morale, un'antropologia filosofica, eccetera. Sono scelte di coscienza. Ecco, la società aperta diventa quel lavoro di gruppo in cui si possono manifestare quante più scelte di coscienza possibile nell'ambito delle regole dello Stato di diritto. Questo, diciamo, è l'idea che offre Popper, la fatica di guerra di Popper, la critica, diciamo, ai nemici della democrazia, e la proposta di che cosa? Di una democrazia come discussione critica. Questo, diciamo, è la sua part constituens fondamentale, molto importante. Cioè la democrazia deve essere quel luogo in cui si compie la più grande rivoluzione, una delle più grandi rivoluzioni della storia umana. Cioè il passaggio dalla critica ad hominem alla critica ad rem, cioè non si criticano più le persone, ma si criticano le idee. Si passa dalla critica del soggetto alla critica dell'oggetto, diciamo così, no? Anzi, criticando le idee, si finisce per collaborare tra le persone che sostengono idee diverse. Cioè la competizione di idee come collaborazione delle persone. Questa è l'idea, diciamo, che c'è in qualche modo, che poi Popper ha esplicitato dopo, sono venuti altri autori che hanno lavorato su questo. E quindi è una rivoluzione della critica fondamentale, che detta così sembra semplice, ma c'è tutta la storia dell'umanità dietro questo passaggio dalla critica ad hominem o ad personam alla critica ad rem, cioè alla critica delle idee. No, Popper scriveva nel 45, ha pubblicato nel 45, era immigrato in condizioni, diciamo, quasi di fame, racconta lui, in quegli anni lì, a causa della sua tradizione, e quindi capiamo bene, diciamo, di cosa stiamo parlando. Il Novecento è il secolo più terribile da questo punto di vista, in cui è prevalsa la critica ad persona. Ma ecco, la democrazia è questo rovesciamento, è trasformare le istituzioni nei luoghi in cui facciamo morire le idee al nostro posto. Non muoiono più le persone, muoiono le idee attraverso regole di selezione, principio di maggioranza e tutte le faticosissime regole che noi conosciamo della democrazia. Ecco, questa è la rivoluzione democratica in qualche modo, una rivoluzione innanzitutto conoscitiva, una rivoluzione morale attraverso la legge di Hume, e questi sono gli strumenti epistemologici che Popper usa. Angelo citava Kelsen, i saggi di Kelsen sul relativismo e democrazia sono in questa tradizione fondamentali,
ma io aggiungerei, prima che esce nel 45 La società aperta e i suoi nemici, escono una serie di saggi in America, dove era emigrato, di Gaetano Salvemini, su conoscenza e democrazia, che sono uno più bello degli altri, che era uno dei nostri autori, forse uno dei principali intellettuali di quel periodo, insieme a Sturzo, che conosceva la cultura, diciamo, anglosassone, soprattutto, che insieme a Einaudi, diciamo, non erano tanti, no? Quindi si inserisce in questa tradizione, che è fondamentale. E poi Popper, appunto, lo abbiamo visto prima, ci fa vedere che cos'è il paradosso della democrazia. La democrazia non è il governo del popolo, è il governo della legge, perché il popolo può scegliere Hitler, come era successo, mi pare, nel 33, no? Con libere elezioni. Non è il governo della tolleranza, il regime della tolleranza, è tollerante con i tolleranti ed è intollerante con gli intolleranti, cioè combatte gli intolleranti. Da questo punto di vista è nota anche, diciamo così, la differenza e anche la polemica tra Popper e Feyerabend sulla società libera e la società aperta, diciamo, no? Ma una cosa che mi interessa soprattutto mettere in risalto è un altro paradosso, un terzo paradosso che Popper propone, che è il paradosso della libertà, che colloca totalmente fuori Popper rispetto, ho letto qualcosa assolutamente insostenibile, dalla tradizione per esempio dei libertari. I colleghi hanno assolutamente ragione, Popper guardava un'altra tradizione, che era più quella, soprattutto il Popper giovane socialista, diciamo, socialdemocratica, no? Popper dice: abbiamo bisogno dello Stato, di uno Stato organizzato, di uno Stato tra virgolette forte, e questo lo Stato forte sarà poi l'espressione di Repke, no? Quando dirà: un liberale per lo Stato forte ma non affaccendato, perché altrimenti il capitalismo divora la democrazia, mentre i libertari pensavano il contrario, no? Che la democrazia potesse sconfiggere il capitalismo. Oggi stiamo vedendo probabilmente il contrario. Il paradosso della libertà è: abbiamo bisogno dello Stato per garantire la libertà, abbiamo bisogno della libertà per evitare le degenerazioni dello Stato, che è il nemico numero uno, storicamente parlando, delle libertà individuali. E da questo punto di vista, diciamo, queste argomentazioni epistemologiche sono fondamentali, perché la democrazia diventa il luogo della discussione, il luogo del confronto. Un vecchio filosofo non appartenente alla tradizione liberale, come è noto, che era Edward Bernstein, nel famoso libro del 1889, la sua opera fondamentale sui compiti del socialismo, i presupposti della socialdemocrazia, definiva la democrazia come l'alta arte del compromesso. Cioè è il compromesso attraverso la discussione. Questo è quello che ci propone Popper. E sarebbe anche, non è questa la sede, interessante fare un parallelo tra l'idea di scienza e l'idea di democrazia, due comunità di discussione critica. Gli scienziati rinunciano alla verità assoluta, nessuno alla verità assoluta, ma si procede per tentativi ed errori. Parimenti la democrazia, nessuno all'idea di società perfetta, ma si procede eliminando le miserie, dice Popper, caso per caso, questo riformismo gradualistico. Questo riformismo gradualistico, ha ragione Angelo, che poi porta Popper a dialogare con i socialisti e i socialdemocratici, perché ci fu un libro, adesso credo, non ricordo bene, ma uscì alla fine degli anni 70 in Germania, fu tradotto in Italia, era tipo, il titolo era Razionalismo critico e socialdemocrazia, in cui partecipa Popper, Brian McGee, Hans Albert, con prefazione di Helmut Schmidt, che era il cancelliere tedesco, amico di Popper, che ha scritto vari saggi, diciamo, articoli. Non erano proprio saggi scientifici, ma comunque dicendo al suo partito: devi in qualche modo far tesoro di queste idee, un partito alla ricerca, diciamo, di un'identità, di una direzione di socialismo liberale. Quindi questa è una cosa molto interessante. Un'altra cosa volevo dire: Popper, diciamo, in questo libro propone anche un argomento, usando, diciamo, le sue armi di epistemologo, che poi ritroviamo soprattutto in Hayek. In questo, evidentemente, si sono condizionati a vicenda queste due grandi figure del Novecento, cioè l'idea di una giustificazione evolutiva della libertà. Cioè la libertà è lo strumento fondamentale per produrre più conoscenze. Poi Hayek ce lo spiegherà con le conoscenze particolari di tempo e di luogo, Polanyi con le conoscenze personali, eccetera. Cioè la libertà diventa la condizione per far generare, per produrre e far circolare più conoscenze.
e quindi per aumentare la capacità di problem solving di un gruppo sociale e quindi per conferire a un gruppo sociale un vantaggio evolutivo. Ecco, questa idea c'è e che spiega tante cose poi nella storia, diciamo, delle democrazie degli anni, degli ultimi 70-80 anni, un po' meno forse negli ultimi anni, ma questo è un altro ragionamento, diciamo, no? E questa è un'idea molto interessante e molto utile perché, diciamo, il Popper si trova un po' più evidente negli anni successivi alla pubblicazione della società aperta ai suoi nemici. Hayek è molto evidente e diventa fondamentale soprattutto in Legge, Legislazione e Libertà e in The Fatal Consent, che è uno dei suoi ultimi libri su questo, cioè la libertà dentro una tradizione evolutiva che dà questo vantaggio evolutivo su basi conoscitive. E quindi direi che oggi leggere La società aperta ai suoi nemici è una fatica abbastanza impegnativa, oggettivamente, anche se Popper scrive in modo chiaro. Nella sua autobiografia mi pare che a un certo punto c'è una bella pagina in cui dice: io quando scrivevo pensavo sempre di avere alle mie spalle mia moglie che leggesse, che ovviamente non era esperta di queste cose perché doveva capire pure lei. Dice: solo una volta più o meno mi sono distratto quando ho scritto La miseria e lo storicismo, che lui dice è stato un osaggio, diciamo, un po' meno chiaro degli altri, anche se molto 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 trasparente dal punto di vista delle argomentazioni. Quindi credo che anche se sono saggi impegnativi, sono saggi che possono essere letti, e poi appunto chi non si vuole misurare, diamo pure queste informazioni ai nostri telespettatori, chi non si vuole misurare con queste opere abbastanza così impegnative, ci sono autorevolissime antologie. Una la fece proprio Angelo Petroni tanto tempo fa, il professor Antiseri ne ha fatto altre con la scuola di Brescia più di recente, e c'è un bellissimo libro di Popper che è Tutta la vita a risolvere i problemi, in cui ci sono una serie di saggi che riassumono bene il suo pensiero, e c'è un saggio bellissimo, quello sul senso della storia, che era la conclusione della società aperta e i suoi nemici, che lui revisiona, integra, diciamo, nel Tutta la vita a risolvere i problemi, che merita veramente di essere letto. Grazie. Grazie al professor Di Nuoscio, credo che meriti anche la lettura del volume unico, perché ha due aggiunte rispetto alle edizioni storiche. Una è una prefazione, in qualche modo, La società aperta e i suoi nemici di Karl Popper nel mondo globale contemporaneo di Václav Havel, che spiega anche quanto, come dire, la lettura di Popper sia stata fondamentale per l'est europeo. E poi i ricordi personali della pubblicazione della società aperta di Ernst Combrich, spero di averlo pronunciato correttamente, perché spiega davvero le condizioni in cui era Popper prima che la società aperta venisse pubblicata, e che ruolo fondamentale abbia avuto nella pubblicazione Hayek per appunto arrivare alla pubblicazione presso la Routledge, se non ricordo male. E sapere che una mente di questo tipo era dovuta appunto emigrare in Nuova Zelanda e era in condizioni davvero davvero precarie, perché insomma c'è un pezzo in cui ricorda le varie corrispondenze tra la moglie e lo stesso Popper e Gombrich, in cui la moglie di Popper spiegava che per 6 mesi sostanzialmente si erano nutriti esclusivamente delle verdure del proprio orto, che dimostra anche quanto, come dire, fosse davvero la condizione di questo straordinario pensatore. E poi da lì, grazie anche all'intervento di Hayek, fortunatamente la sua influenza aumentò notevolmente, quindi credo che appunto sia un autore importantissimo. Io i due concetti su cui volevo focalizzarmi, poi due domande, è appunto quella della domanda fondamentale che si deve porre chi si occupa bene o male della democrazia. Una volta formulata la domanda chi deve governare, non si possono evitare risposte di questo genere: i migliori, o i più sapienti, o il governante nato, o colui che padroneggia l'arte di governo, oppure forse la volontà generale, o la razza superiore, o i lavoratori dell'industria, o il popolo. Ma una risposta siffatta, per quanto convincente possa sembrare, infatti chi potrebbe difendere il governo del peggiore, o del più grande stolto, o dello schiavo nato, è assolutamente sterile. Lungi dall'aver risolto qualche problema fondamentale, noi lo abbiamo semplicemente aggirato, presumendo che sia fondamentale la domanda chi deve governare. Noi dobbiamo invece sostituire la vecchia domanda chi deve governare con la nuova domanda: come possiamo organizzare le istituzioni politiche in modo da impedire che governanti cattivi o incompetenti facciano troppo danno.
I governi non sono sempre buoni o saggi. I governanti sono stati raramente, sia moralmente che intellettualmente, al di sopra della media e spesso al di sotto di essa. E penso che in politica sia ragionevole adottare il principio di essere pronti al peggio, nella misura del possibile, anche se naturalmente dobbiamo nello stesso tempo cercare di ottenere il meglio. Mi sembra stolto basare tutti i nostri sforzi politici sull'incerta speranza che avremo la fortuna di disporre di governanti eccellenti o anche competenti. Ecco, questo credo che sia importante perché denota come un cultore, comunque un diffusore, un estimatore del sistema democratico, quindi della democrazia, non l'abbia mai mitizzata, non l'abbia mai appunto mitizzata con la ricerca che spesso in ogni paese è appunto dell'uomo buono, dell'uomo giusto o della categoria che appunto debba essere posta al governo, ma invece appunto di cercare di costruire un sistema, le istituzioni che appunto cerchino di limitare il potere e quindi, come è stato già ricordato, non tanto il governo del popolo ma quanto il governo della legge. E questa è un'altra delle straordinarie lezioni che credo Popper ci dia tuttora. È collegato il professor Dario Antisei, che però non riesce a intervenire a video, ma mi ha pregato di leggervi le due domande che ha messo in chat. La prima è per il professor Petroni e per il professor Barrotta e la seconda è per il professor Di Moscio. Per il professor Petroni e per il professor Barrotta, il mondo cattolico ha resistito al pensiero popperiano per mille motivi. Quali sono gli aspetti teorici di Popper che avrebbero maggiormente infastidito il mondo cattolico secondo voi? Quindi qual è il motivo di, come dire, ostacolo alla ricezione da parte dei cattolici, anche probabilmente dei cattolici liberali, del pensiero di Popper? E poi la prima domanda del professor Di Moscio successivamente. Professor Petroni, se vuole intervenire lei, intervenire tu. Grazie, è molto semplice. Popper era troppo liberale per il mondo cattolico, a cui ha fatto schifo da sempre il liberalismo. Gli ha fatto schifo dai tempi di Rosmini, che pure era cattolico e liberale. Quindi la domanda del professor Antisei, per quale ragione, quali sono gli aspetti principali del pensiero di Popper che non sono piaciuti al mondo cattolico? È tutti, semplicemente. Il mondo cattolico è piaciuto tutto, è piaciuto Freud, è piaciuto Marx. C'era gente che era freudiana, marxista e cattolica insieme. Hanno preso di tutto. Dell'idea che poi tanto alla fine erano tutte idee, e il mondo cattolico notoriamente nei confronti delle idee non ha un grande apprezzamento, le idee contano poco. Conta la persona, conta l'aldilà, qualcos'altro, ma le idee proprio contano poco. Quindi non saprei dire quali aspetti del pensiero di Popper, proprio non se ne sono occupati. Infatti il professor Antisei, come il professor Felice o altri, sono delle rari aves, per fortuna che li abbiamo avuti, ovviamente. Però dovrei farmi la domanda opposta, come mai un cattolico come il professor Antisei si è interessato di Popper? Non perché gli altri si sono disinteressati, perché gli altri si sono disinteressati opposti, è praticamente ovvio. Il miracolo, perché i miracoli, io sono credente, però chissà, sono abbastanza laico da dire chissà se non esistono, è che una personalità come il professor Antisei, cattolico profondo, studioso eccezionale, si sia interessato di Popper. Questo va spiegato, non perché gli altri non se ne sono interessati. Grazie. Barrotta, la stessa domanda il professor Felice voleva che rispondesse lei, quindi insomma, è mutato professor Barrotta, dovrebbe smutarsi. Grazie. Prima di rispondere a questa domanda vorrei anche fare riferimento alla domanda che ha sollevato Maggi prima, che riguarda la concezione di democrazia che possiamo ricavare dall'opera di Popper. Popper è un classico, va datato, come ho detto prima, ma come tutti i classici sono sempre testi che danno ispirazione. Ora, direi che in genere, quando si parla di sistemi democratici, si fanno riferimento a due principi. Uno è quello della rappresentatività, tutte le varie forze sociali, idee, politiche, valori, eccetera, devono essere rappresentati in Parlamento. Un altro che verrebbe proprio valorizzato dalla filosofia popperiana è quello dell'accountability, cioè l'esecutivo, il governo
perché viene eletto dalla maggioranza, promette di realizzare alcuni obiettivi, deve essere in grado con continuità di vedere se è meno capace di realizzare quegli obiettivi, e alle elezioni il popolo può decidere se effettivamente quegli obiettivi sono stati raggiunti o meno. Questo richiede una stabilità dell'esecutivo. In Italia questo problema un po' di tanto emerge, per carità, però questo problema, quello dell'accountability, è sempre stato meno valorizzato rispetto a quello della rappresentatività. Ora, ovviamente la rappresentatività non può essere completamente ignorata, altrimenti l'opposizione diventa extraparlamentare, questo non sarebbe una buona cosa. Ma il problema dell'accountability, cioè di avere esecutivi che siano sufficientemente stabili da far vedere se le loro teorie possono essere corroborate o falsificate, cioè per trasportare in maniera un po' cospicua, ecco, le idee popperiane in campo politico, è veramente fondamentale. In Italia purtroppo, chissà perché, questo secondo aspetto viene sempre marginalizzato nel dibattito. Sulla domanda del cattolicesimo, anch'io devo dire, come Angelo, mi trovo un po' in difficoltà a rispondere, se non appunto che la cultura cattolica non ha mai molto guardato a quella liberale, ma anche da un punto di vista strettamente politico, vado a vedere l'evoluzione della Democrazia Cristiana, ecco, dopo De Gasperi, che chiaramente era liberale, non è che abbia lasciato grandi eredità, ecco, poi c'è stato l'astro nascente di Fanfani, che tutto era tranne che un liberale, fondamentalmente, ecco, Fanfani. Non credo che sarebbe sbagliato definirlo un integralista. Quindi, insomma, sì, non c'erano proprio, come dire, il terreno auspicabile, ecco, per un'attenzione della cultura cattolica popper. Aggiungo anche un'altra cosa che riguarda la politica culturale. Il Partito Comunista, quando esisteva, era molto attento alla politica culturale, anche proprio invasioni veramente pesanti nel mondo accademico. Questa attenzione non c'è mai stata nella Democrazia Cristiana, nel mondo cattolico. Erano molto più interessati ad avere il monopolio delle scuole secondarie. La creazione culturale, che propria, dovrebbe essere propria del mondo accademico, fu sicuramente molto più trascurata. E quindi, più che forse un'ostilità, che non c'è in via di principio, non la vedo, è proprio una questione relativa alle situazioni storiche contingenti in Italia. Che non ci sia, lo dimostra il professor Altiseri, che ha avuto una grande attenzione verso Popper, pur provenendo dal mondo cattolico. Allora, grazie, professor Di Moscio. Cosa manca ancora alla sinistra italiana per far propria la lezione di Popper? Beh, diciamo, manca parecchio, ma la sinistra italiana non ha avuto attenzione a Popper fino a un certo punto, per ovvie ragioni. Popper è il teorico del riformismo, una sinistra che guarda ancora la rivoluzione o comunque non è riformista, non può abbracciare Popper. Popper è un pensatore anti-ideologico, un partito che è un partito fortemente ideologico non può guardare a Popper. E quindi questo è evidente, se noi guardiamo i giudizi su Popper e gli intellettuali vicino al PC, erano giudizi molto pesanti su questo, e anche altri intellettuali della sinistra, diciamo, è comunque abbastanza influenti, epistemologi come abbiamo avuto Cruppi, abbiamo avuto, diciamo, altri filosofi, diciamo, da questo punto di vista, che distinguevano l'epistemologo dal teorico della politica. Ci va bene il Popper epistemologo, non ci va bene il teorico della politica, rispetto a cui avevano giudizi molto pesanti. Penso alle affermazioni pesantissime di Jaimonat, da questo punto di vista, no? Sul teorico della politica, sul Popper teorico della politica. Quindi da questo punto di vista si spiega molto facilmente. E poi ci sono anche altre ragioni.
Popper non offriva, diciamo, e questo riguarda la stagione post-ideologica della sinistra italiana, no? Non offriva proposte concrete, di questo pragmatismo alla cui disperata ricerca andava la sinistra, italiana. Sì, è vero, Popper dice l'uguaglianza e la libertà, fa una serie di ragionamenti, ma diciamo sono cose che non sono penetrate dentro questa cultura, che secondo me in modo sbagliato, negli anni 90, all'inizio, a metà degli anni 90, nasce Reset, che cerca di utilizzare o comunque di far conoscere, io stesso ho partecipato, diciamo, con assaggi o articoli su quella rivista allora. Far conoscere la sinistra le idee di Popper dicendo questa è una direzione di marcia. Se non che la sinistra dopo l'89 non guarda più neanche, e questo per me è stato un errore, diciamo, non guarda più neanche alla tradizione socialdemocratica, comincia a inventarsi riferimenti liberal su improbabili intellettuali americani. Non guarda in casa nostra ad autori che potevano dargli sostanza su un riformismo, diciamo, di sinistra liberale, penso a Einaudi e penso ad altri autori, e quindi è stata un'occasione persa da questo punto di vista. E quindi Popper rientra, diciamo, in questa schizofrenia, di una sinistra italiana che ha abbandonato un'ideologia a un certo punto per farsi sedurre addirittura da un liberismo che pensava che il mercato potesse autoregolarsi a prescindere dalle regole dello Stato di diritto. Ci sono autorevoli saggi di intellettuali della sinistra italiana dell'inizio degli anni 2000 che erano diventati più liberisti dei liberali. Ecco, questa schizofrenia ha impedito di fare in Italia quello che si è fatto in Germania, in cui non si dice che Popper è socialista o socialdemocratico, ma dice guardiamo a queste idee che ci possono servire come strumento per purificare da fondamentalismi ideologici, no? È una critica razionale, come diceva Angelo, alla politica attraverso le armi dell'epistemologia. Se sono vere le conseguenze intenzionali, allora tu non puoi fare certe programmazioni e così via dal punto di vista della pianificazione economica e sociale. Quindi questa è l'occasione persa della sinistra ed è stato un danno perché naturalmente queste idee potevano aiutare a maturare una sinistra di tipo diverso. Naturalmente sono curioso di sapere quali sono i saggi della sinistra iperliberisti, perché insomma. Beh, ce ne sono di autori che sono passati da sostenere una tesi all'altra e l'hanno pagata anche caramente, perché voglio dire, si poteva lavorare su idee, diciamo, molto più concrete, ecco. Ah, su liberali, ok, su liberisti sono curioso, poi non so se. Ma sai, un liberale pensa che lo Stato sia una cosa seria. Un liberista pensa che il mercato possa essere autosufficiente. E uno dei grandi problemi dei nostri giorni è cercare di capire se il capitalismo, le degenerazioni storiche del capitalismo, come le chiama Wilhelm Röpke, possono in qualche modo svilire la democrazia. Questo è il tema dei nostri giorni, con uno Stato che non ce la fa regolare il mercato. Allora, questi sono i grandi temi che, secondo me, tutti i partiti o tutti gli orientamenti politici dovrebbero porsi, e a maggior ragione la sinistra, perché le degenerazioni del capitalismo storico finiscono per intaccare gli interessi di quelli che dovrebbero essere, diciamo, dovrebbe essere la costituency di riferimento della sinistra, cioè gli interessi dei più deboli. Beh, diciamo che un liberista einaudiano come me potrebbe rispondere che non, un liberale non può che essere liberista, ma questo ci porterebbe lontano ancora. Einaudi non era un liberista, pagine molto dure contro il liberismo, eh. Quest'anno ci sono i 50 anni della morte di Einaudi, quindi spero che ci saranno adeguate celebrazioni. Noi sicuramente gli dedicheremo una serata. Insomma, definirlo non liberista, mi piacerebbe riaffrontarla, come dire, questa discussione. Insomma, mi sembra, sono curioso di sapere il punto di vista, perché insomma, il maestro dei liberisti italiani è sempre stato considerato tale, però insomma, per l'amor di Dio. Io prima volevo, magari prima di proseguire, professor Di Nuoscio, siccome c'è una giovane studentessa che ci ha seguito per la prima volta quando abbiamo presentato la favola delle api, e era intervenuta con una domanda e vorrebbe intervenire ancora adesso, ha un nome, un cognome impegnativo che spero di non sbagliare, Lisa Kinsperger. Sei stata promossa a. Eccoti qua, puoi, se ti smuti, puoi intervenire. Siamo felicissimi di averti ritrovato a Pasquetta a discutere di Popper. Quindi, voglio dire, stiamo svolgendo il nostro lavoro. Grazie, Lisa. Prego.
Grazie mille. Avevo una domanda sul totalitarismo e il marxismo secondo Popper. Volevo chiedervi se il marxismo fosse diciamo una caratteristica semplicemente circostanziale che portasse al comunismo, a un regime totalitario, oppure se una volta che una società adotta diciamo la filosofia marxista, comunque ci crede, poi questo portasse automaticamente il paese, diciamo, ad andare sotto un regime totalitario. E una cosa sulla democrazia, volevo capire se Popper credeva che tutti avessero la possibilità di votare, oppure se comunque ci dovesse essere una cernita tra chi avesse la possibilità di votare oppure no. Quindi, se ho capito bene, sostanzialmente la teoria dell'elettorato passivo in qualche modo, e se il marxismo sia ontologicamente totalitario, che sia fisiologicamente porti come esiti. La seconda, personalmente credo di sì, ma insomma ci sono autorevoli persone più qualificate di me, quindi non lo so, professor Petroni, se vuole rispondere prima lei alle domande. Ma credo che Popper scrive in epoca in cui il suffragio universale ormai è acquisito. Suffragio universale senza limiti di reddito, di istruzione o di sesso. Tutti credono, io e Pierluigi siamo due vecchi liberali, lui è stato segretario della Gioventù Liberale, quindi in un grado molto più alto di me, e noi liberali ci incavoliamo sempre quando la Vulgata dice del 46 la Repubblica per la prima volta dà il voto alle donne. No, il voto venne dato dall'Italia liberale. Venne fatta una legge e si doveva dare, votare, votavano anche le donne, gli uomini già votavano tutti dopo il 13, eccetera, dalle prossime elezioni. Arrivò Mussolini e non votarono più né gli uomini né le donne. Quindi che il suffragio universale fosse, come dire, compatibile col liberalismo, già Stuart Mill era contrario, tra l'altro, insomma, ci metteva un po' di roba. Però diciamo che quando Popper scrive, non mi ricordo se nella Società Aperta ne parla mai, ma credo lo dia per acquisito, non so Pierluigi o Enzo, che il suffragio sia universale. Che il suffragio debba essere universale, questo è un altro argomento. Di fatto è il discorso di Churchill, il peggiore dei regimi eccettuati tutti gli altri. È chiaro che se restringi il suffragio sostanzialmente non è la democrazia, cioè non mi sembra un argomento, come dire, a parte esteticamente divertente da discutere, non mi sembra che sia un argomento possibile. La questione di Marx è molto complessa perché Marx ha avuto due visioni diverse, giudicato. Uno, il barone rosso prussiano, cioè in realtà era un totalitarista, cioè era contrario alla libertà individuale, era un olista ontologico, come dice il mio amico Philippe Bonchain, neanche solo metodologico. Quindi in realtà il marxismo è comunismo. C'è un'altra interpretazione di Marx che dice che Marx non voleva un sistema come ideale, un sistema comunista nel senso come poi del comunismo realizzato. Era un ideale romantico, probabilmente stupido e inutile, di un mondo in cui l'abbondanza era per tutti, non c'era più bisogno di proprietà, non c'era più gerarchie, non c'era più bisogno di un potere politico. Io non so quale delle due visioni, però ricordo che il comunismo non è che l'ha inventato Marx, il comunismo è antico quanto l'umanità, anche perché, come spiega Hayek proprio nelle ultime opere di Fatal Consitto, la posizione fatale, gli esseri umani, noi abbiamo avuto un'evoluzione culturale a partire da un'evoluzione biologica dove vivevamo in gruppi di 30-40 persone, cacciatori, raccoglitori, con un capo e che si spartiva la preda e una gerarchia. Se le regole della civiltà, le regole del tuo e del mio, le regole dei diritti individuali, del rispetto dell'altro, sono regole che si sono imposte con la civiltà, ma sono regole che non sono nel nostro cervello, perché il nostro cervello si è evoluto su una logica di cacciatori, raccoglitori, quindi una logica tribale, sostanzialmente comunitaria o comunistica o totalitaria. Comunismo
esiste da prima di Marx, non scherziamo. Settecento francese è pieno di comunisti, ma alle origini del cristianesimo è pieno di correnti comuniste. Su questo aveva ragione gente come Dossetti o altro. Quindi, primo, Marx non è all'origine del comunismo, che Marx sia alle origini del totalitarismo sovietico, perché poi il discorso vero è quello lì, o del totalitarismo del comunismo realizzato, non lo so, ecco, francamente, mi sembra anche una domanda abbastanza poco interessante, ecco, che c'è. Però è un problema, è stato posto, infatti si distingue sempre tra marxista e marxiano, sono due cose diverse. Ricordiamoci che, per esempio, i 5 Stelle l'ha inventato Lenin, uno vale uno, quando Lenin disse con il comunismo sparirà lo Stato e a gestirlo ci metteremo una cuoca. Era così facile. Oggi ci metti Cannavacciuolo, la gente magari è pure contenta, forse è più bravo. Però cioè, residui dell'idealismo marxiano della scomparsa dello Stato li troverete persino in Lenin. Cioè, lasciateci fare il comunismo. Appena è fatto, libertà per tutti. Lo Stato, la rubetta sarà che ci metteremo una cuoca. Quindi poi ovviamente avete avuto Stalin, avete avuto che bella, altre cose, ma questo è un problema diverso. Però è vero che in Marx trovate degli afflati libertari molto forti, eh? Dopodiché era hegeliano, era tutto Marx, non mi metto, non sono neanche un grande esperto, voglio dire, c'è di tutto. Ricordo solo una grande cosa di Marx che vuole il comunismo e spiega, terzo libro del Capitale, ci sono due modi per fare il comunismo. Primo, il proletariato prende il potere, la grande massa, espropria i proprietari e crea la proprietà comune. Seconda strada, più semplice, il proletariato prende il potere politico, non espropria nulla, fa i tassi di interesse a zero per anni. Tassi di interesse zero significa la fine del capitalismo e avremo il comunismo. Siccome è un po' di anni che abbiamo tassi di interesse zero, io guarderei con un qualche interesse quello che prediceva Marx, che era la via per arrivare al comunismo senza violenza. Metti il tasso di interesse zero e i capitalisti scompaiono. Leggermente inquietante, ma va bene. Professor Barrotta, professor Di Nuoscio, se volete rispondere anche voi alla domanda di Lisa. Sì, no, lo so, io... Vai per Luigi. No, ma anche qui, prima di rispondere alla domanda di Lisa, volevo riallacciarmi a quello che ha detto in precedenza Lorenzo Maggi e Di Nuoscio, perché io condivido quello che ha detto Enzo Di Nuoscio su Einaudi. Einaudi, cambierei solo la terminologia. Einaudi era contrario all'SFM. Lui ha parole durissime contro l'SFM, perché ignora proprio quelle che lui diceva sono necessarie al funzionamento del mercato, delle regole, che lui diceva, di natura etica, giuridica e istituzionale. Sicuramente questo è quello che credo avesse in mente Nuoscio, ed è sicuramente corretto. Cioè, Einaudi non può essere considerato un liberale per cui si dice lasciamo che il mercato vada per se stesso e automaticamente si generano le regole soddisfacenti per il suo funzionamento. No? Lui era molto vicino agli ordoliberali, epoche, come ha citato prima Enzo. Quindi insomma è in questo senso che sicuramente non può essere considerato un liberista nel senso di un laissez-faire, questo sicuramente no. Per quanto riguarda Marx, io direi che il problema principale della teoria marxista è che non aveva una teoria dello Stato. E la grande debolezza del marxismo è la superiorità della cultura liberale. Cioè per Marx, l'ho detto anche prima, da Angelo, insomma, l'idea era un po' ingenua. Cioè c'è la crescita economica esponenziale grazie al capitalismo, quindi la necessità dello Stato cade come una pera matura dall'albero, non ce n'è più bisogno. Quanto il povero Lenin si è trovato, tra l'altro con capitalisti avanzati, si è trovato a gestire, si è dovuto inventare proprio una teoria dello Stato che non c'era nei loro testi di riferimento. E i risultati purtroppo li abbiamo visti. Quindi non è che Marx aveva in mente il totalitarismo. Diciamo,
è stata una causa indiretta, proprio per una concezione, una teoria sbagliata del funzionamento della società e del mercato economico. La metterei così. Sì, sono d'accordo con quello che hanno detto i colleghi su Marx, solo una cosa, forse proprio nella società aperta ci sono alcuni, c'è un atteggiamento interessante per far vedere quanto complessa sia la questione di Marx e in qualche modo per certi versi bipolare, perché se ricordiamo quando si passa da Hegel a Marx leggendo la società aperta, si passa da una parte in cui Popper usa un linguaggio durissimo contro Hegel, e chi ha letto il saggio di Schopenhauer sul mestiere del filosofo riconosce le stesse pagine di Popper contro Hegel, quando dice: se uno ha un allievo talmente intelligente ti faccia leggere Hegel che così si confonde le idee, diciamo, erano più o meno le stesse cose che diceva Schopenhauer. Quando Popper parla di Marx ha un atteggiamento diverso, in cui da un lato lo critica per il determinismo, ed è questo, diciamo, il punto fondamentale per il collettivismo, il determinismo e l'utopismo, anche se un po' meno. Dall'altro riconosce a Marx di essere un pensatore che ha aiutato a capire i grandi fenomeni sociali, ha aiutato la scienza sociale a diventare adulta. Poi sappiamo la critica di Popper che dice: Marx è morto di marxismo, cioè sono stati i marxisti soprattutto a costruire una serie di ipotesi ad hoc che hanno impedito alla teoria marxista sostanzialmente di prendere atto della realtà e dei fallimenti, e l'hanno trasformato, diciamo così, in un'ideologia infalsificabile che poi ha prodotto quello che ha prodotto. Quindi anche l'atteggiamento di Popper è molto interessante, perché insieme alle durissime critiche che tutti noi conosciamo c'è una parte in cui dice ci ha aiutato a capire come andava il mondo, ci ha offerto delle categorie concettuali fondamentali e non... indietro non si può tornare da questo punto di vista. Ci restituisce una complessità notevole, ecco. Allora, prima di avviarci, grazie Lisa, prima di avviarci alla conclusione, volevo fare una domanda a tutti gli ospiti, anzi due domande veloci a tutti gli ospiti. Uno, perché un ventenne, la prima è perché un ventenne o una ventenne oggi dovrebbe leggere La società aperta e i suoi nemici? Quindi qual è un insegnamento che potrebbe essere tratto per un giovane dalla lettura di questo ponderoso volume? Quindi perché è importante leggerlo? E la seconda, al netto della società aperta e i suoi nemici, qual è il testo, un altro testo di Popper che consigliereste, la cui lettura consigliereste e perché? Credo che rispettiamo l'ordine dei relatori, e quindi prima il professor Petroni, perché un ventenne oggi dovrebbe leggere Popper e cosa, quale insegnamento potrebbe trarre, e un testo consigliato oltre alla società aperta. Primo punto, deve leggerlo per non essere ignorante. La lettura è un dovere, non è una scelta, un piacere. Deve leggere, punto e basta. Se cominciamo con questa logica, perché studia e zitto. Principio di autorità nell'insegnamento, che, come diceva Aristotele, l'istruzione o la cultura è una pianta che ha frutti dolcissimi e radici amare. Certo da fare, che devi leggere 500 pagine più 500, capisci quello che capisci. Cioè ci deve essere anche nei confronti dei giovani, io non so quanti ci stiano sentendo, anche un senso, come dire, di devozione nei confronti dello stock della cultura che esiste. Adesso parliamo di Popper. Potremmo parlare di Marx, non lo sto dicendo. Il capitale di Marx è un po' più lungo, eventualmente, ma quello che sia, o di Hegel, che è anche più lungo, ma è anche più incomprensibile se non hai studiato. Quindi, in parte, direi imperativo categorico. Leggete e basta. Capirete quello che volete. Lo abbandonerete dopo 10 pagine, ci tornerete qualche mese dopo, capirete anni dopo che... Quindi, primo punto, è uno dei più grandi libri del Novecento, adesso, con tutti i discorsi che abbiamo fatto da professori. La società aperta e i suoi nemici è uno dei grandi libri del Novecento. Cioè, chiunque sia interessato, chiunque una sera di Pasquetta, essendo evidentemente un ateo, massone o altro come noi, perché la sera di Pasquetta siamo qui e di nuocio si offenderà, se lo dico, per Luigi meno. Ma voglio dire,
stiamo qui a sentire sta roba, se ci state a sentire significa che siete, volete essere qualcuno di diverso, non della gente che semplicemente a cui manca lo spritz, che manca anche a me, per carità, l'aperitivo, però essere qui. Allora, la gente che sta qui questa sera, l'opera di Popper, uno dei 20 libri del Novecento, 30, non so quanti siano, adesso poi metteteli come volete, che va letto, va sicuramente letto. Quindi l'unico argomento è questo. L'altro libro di Popper da leggere, non oso dirvi la logica, la logica della ricerca scientifica, della scoperta scientifica, Logik der Forschung, perché non è un libro che si può leggere così, oggettivamente, però il libretto di Armando, curato da Antiseri, Popper Marcuse, Rivoluzioni o Riforme, perché nella dialettica delle idee si capisce, un libretto breve, sono due articoli, uno di Popper, uno di Marcuse, che vengono messi uno contro l'altro. Anzi, vi direi una cosa, cominciate da Marcuse Popper, Rivoluzione o Riforme, se lo trovate ancora, non ho idea, spero l'abbiano ristampato, poi se vi piace leggete La società aperta e i suoi nemici. Al netto della stampa, il mercato produce anche eBay e quindi su eBay sono convinto che si trovi ancora. Quindi Pierluigi Barrotta, a lei la stessa due domande, perché un ventenne leggere oggi Popper e cosa potrebbe imparare? È un testo aggiuntivo. Per la prima domanda direi per lo stile, perché è uno stile estremamente chiaro e la chiarezza è anche la premessa dell'onestà intellettuale. Anche se uno può ricavare poi conclusioni molto diverse, però leggendo Popper si impara ad argomentare in modo chiaro, esporre quindi le proprie idee alla critica, e in questo consiste proprio il grande insegnamento e l'onestà intellettuale di quello stile di fare filosofia. Angelo ha citato il dialogo Popper-Marcuse, ce n'è anche un altro, non è proprio un dialogo, il libricino, non mi ricordo come si chiama, pubblicato sempre da Armando, credo, in cui Popper prende in giro in maniera direi molto incisiva Adorno. Cosa fa Popper? Prende delle frasi di Adorno piuttosto lunghe, dove uno le legge due, tre volte, veramente si rompe la testa a cercare di capire esattamente quello che c'è scritto, e poi a fianco di questa lunghissima frase c'è la traduzione Popper, che è due righe e mezza, e quindi dice, ah, ecco, allora voleva dire questo. E questa è proprio l'idea della chiarezza, che esponendosi anche alla critica, tra l'altro, ha creato dei problemi a Popper. Cito un altro libretto, Wittgenstein Poker, due giornalisti che hanno citato, ricostruito questa controversia tra Popper e Wittgenstein, che durò pochi secondi, paio di minuti, in una stanza del King's College. Popper non era molto noto ancora, andò al Cambridge, proprio lui dove c'era la star di Wittgenstein, e con un titolo proprio che era un ventolare, un drappo rosso a Wittgenstein, cioè gli diceva, sosteneva Popper, sin dal titolo, che esistevano dei genuini problemi filosofici. C'erano per esempio Russell, Kuhn, tant'altro. Ognuno dà poi un'interpretazione diversa di questa controversia. E in questo libro, dicevo, che è tutto basato su questo incontro che durò pochi minuti, alla fine questi due giornalisti danno un'osservazione che è corretta. Dice, ma perché Wittgenstein è ancora così importante, studiato, a differenza di Popper che sta per essere un po' dimenticato? E la risposta, con tutto il rispetto di Wittgenstein, per carità, che è sicuramente uno dei grandi filosofi del secolo scorso, questo va detto ovviamente, è anche questa, cioè lo stile di Wittgenstein è molto oracolare, difficile, soggetto a interpretazioni. Quello di Popper è fin troppo onesto, è fin troppo chiaro, è facile criticare Popper, facile criticare Popper. Una volta che l'hai criticato, e ci sono sicuramente molti problemi nella logica della ricerca scientifica in Popper, che non sono obiettivamente difficili da risolvere, mi pare. Allora lì è facile, vabbè, Popper, allora lo superiamo. Questo però è il grande merito, proprio morale, ecco, dello stile di far filosofia di Popper.
io chiunque si avvicina alla filosofia, se impara quello stile, quella mentalità, secondo me fa veramente una cosa estremamente positiva a se stessa e a chi in futuro magari lo leggerà. Sul il quale scritto di Popper consiglierei, ma a me è sempre molto piaciuto, sempre parlando un po' di pedagogia, del modo di insegnare filosofia, di approcciarsi, avvicinarsi alla filosofia, questo saggio Back to Presocratics, Ritorno ai Presocratici. Di Popper cosa fa vedere? I Presocratici sono autori estremamente complessi, perché sono lontanissimi da me. Però nei manuali di storia della filosofia si inizia proprio dagli autori più difficili, in ossequio all'idea, no, strettamente storica della filosofia. E essendo così difficili, gli insegnanti hanno difficoltà a far vedere i problemi che i presocratici stavano affrontando. Io me lo ricordo, il primo anno di storia al liceo, è arrivato uno che diceva il mondo è fatto d'acqua, poi un altro diceva ma il mondo no, è fatto d'aria. Ovviamente la reazione dello studente diceva ma questo è tutto d'acqua. Ora, però in realtà, se vai a vedere dietro, avevano dei problemi che cercavano di risolvere. E quindi questa idea, no, che tutta la ricerca filosofica è soluzione, tentativi di soluzione di problemi, emerge molto bene in quel senso. Quindi a me devo dire è piaciuto molto. È proprio un modo per anche questo di avvicinarsi in modo corretto alla filosofia. Professor Di Moscio, stesse due domande. Allora, sì, sottoscrivo in pieno quello che ha appena detto Pierluigi sulla mentalità, sulla mentalità razionale, quanto insegna Popper a organizzare le idee, a ragionare. D'altronde era un filosofo della scienza che si confrontava con la scienza, ecco, non era quella, Salvemini ha definite quelle aquile idealistiche che hanno il filtro al contrario, no? Le idee entrano chiare, escono scure. Era un razionalista empirista, diciamo della tradizione empirica anglosassone, che ha tanto da insegnare da questo punto di vista, e i migliori contributi che noi abbiamo avuto al pensiero politico, non ultimo appunto questi Einaudi, li dobbiamo ad autori che sono stati influenzati da questa tradizione. Aggiungo un'altra cosa: perché leggere Popper oggi? Perché Popper, la società aperta, insegna una cosa fondamentale oggi, cioè che le democrazie sono reversibili. Cioè, anche se siamo il popolo più longevo del mondo, ormai siamo qua in buona parte nativi democratici. Siamo tutti nati in democrazia, o quasi tutti gli italiani, in buona parte, per carità, nati in democrazia. E questo è un grande vantaggio, la prima volta nella storia umana, forse, che ci sono stati 80 anni di pace in una zona del mondo così vasta. Ecco, non abbiamo la prova, ma è molto probabile che sia la prima volta o una delle pochissime volte. Però c'è anche uno svantaggio questo, cioè che abbassa gli anticorpi per difendere la democrazia, che si può in qualche modo pensare che la democrazia è scontata, è irreversibile, è un'acquisizione a cui non si torna indietro, è come l'acqua calda nelle case, ce l'avremo per sempre, forse neanche quella. E questo è un oggettivo elemento di debolezza dei nativi democratici, che poi sono anche molti di questi nativi digitali, qui il problema si complica ulteriormente, ecco. Quindi Popper ci fa capire questo: la fortezza è buona se forte la guarnigione, la famosa, adesso non è questa proprio la citazione a memoria, ma più o meno della frase di Popper, cioè bisogna, diciamo, la guarnigione deve essere in ogni persona, nell'atteggiamento critico di ogni persona, per portare avanti questa rivoluzione della critica in contesti sempre diversi. Ecco, questo è un insegnamento fondamentale, che le democrazie possono morire, hanno una vita, sono, diciamo così, fenomeni storici assolutamente reversibili. È finito l'impero romano, è finito l'impero cinese, che è durato diversi parecchi secoli, ma perché mai la democrazia dovrebbe essere irreversibile? Ha una storia abbastanza breve, tutto sommato, nei grandi cicli storici, quindi dipende da ognuno di noi mandare avanti questa storia. Ecco, questo secondo me è l'insegnamento che viene, e naturalmente questo significa capire che la democrazia è piena di difetti, no? Diceva quel mangiaprete di Salvemini, no?
Dici, mi hanno detto che nell'aldilà c'è il paradiso. Vabbè, io non ci credo. So solo una cosa, che nell'aldi qua c'è il paradiso, c'è la dittatura che è l'inferno, e poi c'è il purgatorio che è la democrazia. Cerchiamo di rendere meno difficile questo purgatorio, sapendo che non può diventare il paradiso. Ecco, questo è l'insegnamento, diciamo, fondamentale che secondo me può arrivare leggendo Popper, leggendo La società aperta ai suoi nemici. Per quanto riguarda il libro, io l'ho detto prima, per me Tutta la vita risolvere problemi è un libro che sintetizza un po' il pensiero di Popper, scritto anche per il largo pubblico. Ci sono saggi più di epistemologia e saggi di teoria politica. E poi ci sono anche delle antologie molto belle, diciamo, fatte da Armando, alcune le ha curate Massimo Baldini e altre Dario Antiseri. Ce n'è una, per esempio, Diritto d'errore, che è molto bella, con i saggi di Popper sulla funzione dell'errore. Un altro piccolo libretto di Armando, Come io vedo la filosofia, cioè questa filosofia come argomentazione razionale, come diciamo confronto, no, la razionalità delle teorie filosofiche. Insomma, propone teorie molto interessanti per entrare, diciamo, nella discussione filosofica, anche per giovani, per ragazzi che sono interessati a questo. Perfetto, stavo controllando la disponibilità di tutti, perché io ce li ho, ma volevo verificare. Sono praticamente tutti tra Amazon e eBay, purtroppo sono tutti e tre i testi fuori stampa, nel senso che sul sito di Armando non ci sono più, ma insomma, per chi volesse, oggi appunto esistono anche Amazon e eBay e li riusciamo a trovare direttamente. Allora, io prima di ringraziare gli ospiti, do appuntamento per tornare ai classici fra 2 settimane, quando presenteremo Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, insieme a Carlo Nordio, Yuri Maria Prado e Raffaele Della Valle, e quindi affronteremo il primo classico, come dire, che tratta la giustizia con 3 relatori di assoluto livello. Settimana prossima, per chi volesse seguirci, lo potete vedere direttamente, cambieremo totalmente argomento, presenteremo un volume collettaneo che si chiama Dal sesterzio al Bitcoin, vecchie e nuove dimensioni del denaro, che è curato da Angelo Miglietta e da Alberto Mingardi. Saranno presenti il curatore, quindi Angelo Miglietta, Maria Pia Paganelli, che ha scritto un bellissimo saggio su David Hume e la moneta e che insegna negli Stati Uniti, e Ferdinando Ametrano, che è uno dei massimi esperti di Bitcoin. Quindi il volume è assolutamente interessante, perché appunto affronta la moneta dalle origini nella sua funzione all'attualità di questo straordinario strumento di libertà che sono i Bitcoin. Io intanto ringrazio davvero per aver passato la serata di Pasquetta con noi il professor Angelo Paglia Petroni, per essere tornato con noi. Grazie Angelo, a presto. Grazie al professor Pierluigi Barrotta, al professor Enzo Di Moscio, per la prima e spero non l'ultima volta che sono stati con noi. Quindi auguro a tutti buona serata e ci vediamo lunedì prossimo. Grazie. Grazie, buonanotte a tutti. Arrivederci, saluti a tutti. Ciao Angelo.